Eccoci qua, vediamo una cosa molto interessante, vediamo in questo video 10 modi per flirtare efficacemente con una donna. Allora, flirtare è un arte sottile che ovviamente richiede consapevolezza dei segnali non verbali che ti dà l'altra persona per capire quando il semaforo è verde, quando il semaforo è rosso. Quando stai andando bene, quando stai andando male, perché tu devi ottimizzare ovviamente i semafori verdi e eliminare i semafori rossi. Quindi devi diventare fondamentalmente un bravo comunicatore, devi agire, insomma, devi recitare una parte. La parte che tu reciterai sarà quella parte che farà sì che lei te la darà. Perché se tu reciti male il tuo gioco, se giochi male il tuo gioco, se non reciti bene le tue parti, finisce che lei non te la dà. Allora, la prima cosa è manifestare sempre un sorriso genuino, cioè il sorriso genuino è il sorriso simmetrico, non le smorfie così. Devi sorridere con gli occhi. Questo sottolinea, diciamo, rompe il ghiaccio e le fa capire che sei una persona affidabile. Quindi anche quando conosci una donna c'è una differenza pazzesca se tu le dici qualunque cosa, anche semplicemente ti presenti sorridendo, è un modo per flirtare molto efficace. E poi fare un complimento sincero su un suo difetto, no? Diciamo, magari, che ne so, agli occhi un po' strabici, ah, che begli occhi che hai, al naso un po' grosso, ah, mi piace tantissimo il tuo naso, per dire, no? E quindi questo genera anche un po' di, non sa se tu la pigli per il culo o meno, no? Perché lei magari l'ha sempre considerato un difetto, però la manda un po' in tilt, perché l'arte di flirtare è quella proprio di mandarla in tilt, che non può capire come mai stanno avvenendo queste cose. Ma terzo punto, mantieni l'eye contact è fondamentale, mantenere il contatto visivo mentre parlate con una donna crea una connessione profonda e dimostra che comunque tu la sai ascoltare. Infatti, il quarto punto è ascolta attentamente, mostra un interesse sincero per cosa sta dicendo, falle delle domande. Ma poi deve arrivare sulle cose più pregnanti, diciamo, no? Ascoltandola, lei deve aprirsi emotivamente, quindi deve andare necessariamente a toccare dei tasti come i rapporti con la sua famiglia d'origine, i rapporti sentimentali affettivi e eventualmente i rapporti passionali sessuali, come lei percepisce se stessa e come lei percepisce che gli altri la percepiscano, perché lì si possono annidare dei turbamenti e stappare il tappo dei turbamenti le genera emozioni. Ovvero, quindi questo puoi farlo attraverso l'ascolto e le domande mirate. E poi altra cosa, sii divertente e scherzoso, l'umorismo leggero rende l'interazione più piacevole, rilassata, evita anche imbarazzi, puoi anche penalizzarlo un pochettino scherzando. E questo è fondamentale, il quinto punto è fondamentale. Sesto punto, condividi interessi comuni, trovare argomenti di conversazione che entrambi apprezzate, questo può creare, diciamo, può aiutare a stabilire un terreno comune, è molto importante nella seduzione. E poi ti suggerisco dei piccoli gesti di gentilezza come settimo punto. Come tenere, aprire la porta, offrire il tuo aiuto, che ne so, a vestirsi, aprire la porta dell'auto, tutte cose che non devono costare niente, perché la cosa peggiore è quella di spendere per le donne, non devi spendere niente. Questi piccoli gesti di gentilezza sono a costo zero e ti permettono di ottenere comunque dei risultati. E poi è molto importante creare un'atmosfera intima, no? Quella fase che viene chiamata fase di comfort, quindi ovviamente anche l'ambiente è importante, no? Anche se siete in un ambiente, diciamo, ti conviene se vuoi andare in un locale per dire o da qualche parte, ma può essere anche qua, anche a costo zero, se sei al mare, vai in riva al mare. Se sei in città, vai, che ne so, dille, andiamo a vedere il tramonto, andiamo a vedere questo, andiamo a vedere quello. Cioè, dove non spendi niente, fondamentalmente, ma crei un'atmosfera intima, un luogo tranquillo, confortevole.
che crea il romanticismo, perché le donne sono romantiche, no? Puoi regalarle anche un fiore di campo, ma è importante che tu fai quello, una margherita, non dico che devi andare a prendere i fiori, però anche una margherita di campo, un qualcosa così, gliela metti nei capelli, e questo è fondamentale. E poi osserva i segnali, come dicevano prima. Se lei si tocca il naso, rasca e va indietro, questo vuol dire che non c'è gradimento, no? Vuol dire che quello che stai facendo, qualunque cosa sia, quella che tu stai facendo, non sta producendo risultati positivi e quindi devi cambiarla. Quindi tutti i segnali di rifiuto, raschiamento, toccarsi il naso, andare indietro, grattarsi la capa, questo movimento qua, mettere oggetti che si frappongono tra te e lei, distogliere lo sguardo, guardare da altre parti, fare delle smorfie di questo genere. Insomma, tutti questi segni fanno capire che non ce n'è e quindi devi cambiare quello che stai facendo. E insomma, fai al contrario. Adesso faccio un esempio banale. Se tu dici che bella la montagna e lei si tocca il naso, prima di andare avanti puoi proseguire, è bella, però fondamentalmente a me fa cagare. Molte persone la trovano bella, però per me è proprio un postaccio, preferisco molto di più il mare, per dire. Quindi avrai, come dire, calibrato, no? Questo è per fare un esempio banale, per capire come gestire questo tipo di comunicazione. Questo è molto importante, questo è fondamentale per far sì che questa persona piano piano si coinvolga sempre di più. È basilare, quindi rispettare i segnali. Invece, se i segnali sono di gradimento, ad esempio si tocca le labbra, si umetta le labbra, diciamo tende a venire in avanti, tende a guardarti negli occhi, a sorridere, cerca il contatto fisico con te, cerca in qualche modo di stabilire un contatto fisico, e si accarezza i capelli, si scopre delle parti del corpo, ad esempio si scopre il collo, che è una zona erogena, ti mostra i polsi, tiene sempre il piede puntato verso di te. Insomma, sono tutti segnali di gradimento, vuol dire che quello che stai facendo è fondamentale, stai andando per il verso giusto, è la cosa giusta. Ecco, questi segnali, e quindi vai ad amplificare quello che stai facendo, perché la strada è spianata, nel flirt stai giocando. E poi c'è il decimo punto, che è essere autentici, cioè non devi cercare di assomigliare a qualcun altro. Cioè, varia la comunicazione, ovviamente, come dicevo prima, però, come dire, devi fondamentalmente poi essere te stesso, perché l'autenticità è attraente, crea una base solida per un rapporto che funziona. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e seguimi su tutti i canali YouTube. Ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati.